Io sono fermato sul risultato politico di Repubblica Futura e colgo l'occasione e devo dire che, collegandomi a quanto dicevo prima, è un risultato di un partito solido che ha dimostrato di essere un partito con una rappresentanza forte. E quindi credo che questa legislatura segnerà, dal mio punto di vista, oltre alla verifica delle capacità di questa maggioranza e di questo governo, spero, collaborazione con tutti i partiti, compreso anche con Repubblica Futura, che devo dire in parte su alcuni temi era già partito sul finire della legislatura e credo che continuerà se appunto ci saranno le condizioni politiche per farlo. Una battuta al consigliere Caratoni, io non mi aspetto insomma di essere uno statista né di essere un leader della DC. Certamente so distinguere la professione di avvocato nel tribunale rispetto all'aula consigliare. Siccome lei è anche un avvocato di alcuni soggetti, la invito a non mischiare i ruoli. Quando lei è in Parlamento deve ragionare da parlamentare. E una sentenza di primo grado non è una raccomandata con ricevuta di ritorno. È un procedimento, c'è ovviamente l'appello, ci sono le garanzie, ci mancherebbe, credo non sia neanche necessario dire questo. Semmai lei, Caratoni, avrà un problema, essendo una persona di estrema sinistra in una forza moderata, se si avvieranno dei percorsi di collaborazione nell'ambito del Consiglio dovrà fare una scelta oppure, come le dicevo io ieri durante un caffè, dovrà diventare moderato anche lei. Grazie. Grazie consigliere, è scritto a parlare il consigliere Robelluzzi.